Ad usare per primo il termine Rinascimento fu Jacob Burckhardt in un suo scritto del 1860, ma già nel XVI secolo Giorgio Vasari parla di rinascita a sottolineare la rinnovata attenzione per l'arte e la cultura classica a partire dal 1400. L'esordio di questo periodo di particolare splendore delle arti si colloca a Firenze nel 1401, anno del concorso per la realizzazione della seconda porta di bronzo del Battistero. Fu determinante la famiglia dei Medici, una delle maggiori committenti di opere d'arte, promotrici di cultura umanistica. Il Rinascimento è diviso in tre fasi, di cui quella iniziale fino al 1500 circa è detta Primo Rinascimento. Emerge in questo periodo la centralità dell'uomo come forza attiva e trasformatrice, che attraverso l'arte, che concretizza l'immagine, comprende meglio il funzionamento del mondo e la relazione percettiva con esso. Il disegno diviene infatti strumento progettuale per eccellenza. La codifica della prospettiva consente di tradurre in immagini bidimensionali la tridimensionalità dello spazio attraverso l'uso della geometria proiettiva, che influenzò significativamente anche l'architettura, nella progettazione di edifici le cui forme esprimevano il rigore geometrico proposto come nuovo canone di bellezza. Infine, la riscoperta dell'antichità classica recupera l'armonia delle proporzioni, il gusto per la perfezione formale e la tendenza ad imitare la natura rappresentandola con lo studio di proporzioni, movimento, volume e spazio. L'artista, non più un uomo di bottega ma di corte, entra a far parte dei principali intellettuali del tempo. In questo contesto, mentre Brunelleschi, Masaccio e Donatello diedero avvio ad una nuova visione artistica, altri come il Beato Angelico, Filippo Lippi e Domenico Veneziano, pur applicando le regole della prospettiva, mantennero caratteri della tradizione tardogotica, realizzando opere dalle linee eleganti, con colori diafani ed effetti di luce diffusa. Guido di Pietro Trosini, detto Beato Angelico, nacque a Vicchio Mugello nel 1395 circa. Entrò nell'ordine domenicano come Fra Giovanni. Denominato Angelicus Pictor, ossia pittore angelico, per il suo stile soave, fu promosso beato per l'intensa religiosità delle sue opere e le sue esemplari qualità umane. Frequentò i principali artisti che nei primi anni del 400 animavano Firenze. Dell'attività giovanile restano, al Museo di San Marco a Firenze, il Trittico di San Pietro Martire e la Madonna con Bambino e Santi. Dal 1436 operò al Convento di San Marco, concesso ai Domenicani da Cosimo il Vecchio de' Medici. In Vaticano, per Papa Eugenio IV, dipinse la Cappella del Sacramento, oggi perduta, e successivamente, su commissione di Papa Niccolò V, la Cappella dei Santi Stefano e Lorenzo, detta Nicolina. Nel 1447 iniziò la decorazione della Cappella di San Brizio d'Orvieto, terminata da Luca Signorelli. Morì a Roma a 68 anni ed ebbe sepoltura in Santa Maria sopra Minerva. Le sue opere più significative furono quelle realizzate nel convento di San Marco tra il 1438 e il 1447, caratterizzate da figure semplificate e alleggerite, cromia tenue e spenta e illuminazione piena, sicuramente influenzate dall'ambiente in cui i monaci vivevano di contemplazione e preghiera. Qui egli dipinse per prima la pala di San Marco dell'altare maggiore, uno dei più antichi esempi di polittico, con le figure disposte su un unico piano. In seguito realizzò oltre 50 affreschi per la decorazione del chiostro e delle celle, disposti sempre nelle pareti opposte alla porta, accanto alla finestra, a simboleggiare un'apertura sul mondo fisico e una su quello spirituale, per la loro funzione, sì decorativa, ma specialmente di aiuto alla meditazione e alla spiritualità. Una delle opere più note è l'Annunciazione del Corridoio Nord, ambientato in un portico di semplice eleganza rinascimentale, spoglio ed essenziale. Il punto di fuga è all'interno del portico stesso, la cui unica nota decorativa sono i capitelli, ionici e corinzi. Sullo sfondo, un giardino chiuso da una staccionata allude all'Hortus Conclusus, che simboleggia la verginità di Maria, e dal paradiso terrestre, chiuso all'uomo dopo il peccato originale, che solo la venuta di Cristo, di cui l'Annunciazione è il primo atto, riuscirà a cancellare. La disposizione dei protagonisti lungo una diagonale innovativa, in tal modo partecipano in maniera più efficace allo spazio come in opere anteriori, quali l'Annunciazione della Cella 3 o quella oggi al Prado, dove si ritrovano anche l'umile gesto di Maria tra accettazione e soggezione e la sobrietà dell'angelo, che risponde con una posizione analoga delle braccia in segno di sottomissione. Le figure monumentali sono isolate nello schema prospettico del porticato con un senso di silenziosa spiritualità. In basso, vicino alla base della colonna centrale, sono dipinte le parole dell'Annunciazione. Poco sotto, un'incitazione alla preghiera in latino. Lo stile perfetto e meticoloso, i colori accesi, la luce fortissima che annulla le ombre riportano la scena a una dimensione quasi reale e ultraterrena.
Il Cristo deriso è tra le opere più celebri del ciclo. In basso le figure contemplative della Vergine di San Domenico, in silenziosa lettura, sono rivolte allo spettatore. Alle loro spalle, come proiezione delle loro riflessioni, spicca la figura centrale del Cristo, assisa su un semplice sedile che ricorda un trono. Il bastone che Cristo regge in mano è una parodia di scettro, è la sfera giallastra del globo dorato. Il tendaggio verde fa da sfondo alla figura principale e al nucleo della scena, dove si trovano i simboli delle sue sofferenze, bastonate, sputi e mani che lo schiaffeggiano. Nonostante la corona di spine e la benda, Cristo mantiene una calma imperturbabile, trasmettendo un senso di immobilità. L'estrema semplicità compositiva conferisce chiarezza, senza rinunciare ad effetti di rara maestria, come la profondità su più piani o le sottili variazioni cromatiche. L'abito di Cristo, ad esempio, è realizzato con un accurato studio del volume che ricorda il panneggio di una statua marmorea. Tra gli altri affreschi al convento sono la crocifissione con i santi della sala capitolare, che presenta un'iconografia innovativa, mostrando, secondo un complesso sistema allegorico, una serie di santi vissuti nelle epoche e nei luoghi più disparati e non i personaggi consueti del Calvario. Qui domina un senso mistico e contemplativo, legato al significato salvifico dell'evento, la redenzione. Si trovano anche l'incoronazione della Vergine, dominato da una luce bianca, che risalta le figure sacre, caricandole di un silenzioso misticismo. Nolim et Tangere, dove spicca il contrasto tra la collocazione spaziale così solida per la Maddalena e così eterea per il Cristo soprannaturale. La Trasfigurazione, in cui Cristo, ergendosi maestoso al centro della scena, spalanca le braccia con un segno che preannuncia la crocifissione, dividendo l'affresco secondo la sezione aurea, e la Madonna delle Ombre, opera sperimentale che deve il suo nome agli effetti di luce e ombra studiati a partire dalla reale fonte di luce in fondo al corridoio in cui si trova.